Lo stesso mare. Non è un libro sul conflitto tra gli israeliani e i palestinesi, è un libro che riguarda conciliazioni. Ci sono circa 7-8 personaggi chiave all'interno di questo romanzo, un romanzo da musica da camera. Lo stesso mare è una storia che riguarda le cose grandi e pur semplici della vita, riguarda l'amore, la solitudine, il desiderio, l'erotismo. Ed è anche un romanzo di morte, di desiderio, di desolazione. E ho tentato altresì di cancellare quella linea di demarcazione tra la prosa e la poesia. Ma questo libro, in particolare questo romanzo, l'ho scritto come se fosse un'opera musicale, un'opera letteraria nel contempo. Abbiamo parlato a lungo con il regista e basandoci sul libro di Oz, ma anche sul libretto, c'erano queste indicazioni di una specie di condominio, una grande casa con tutti gli appartamenti per Albert, per Dita, ma anche per i morti, anche per quelli che non erano presenti. Quindi questo condominio doveva diventare la figura portante. Poi, come secondo piano, c'era invece la parte geografica, diciamo, quindi il mare, che prende tutto il primo atto, e poi il deserto dal quale poi esce fuori questo sogno del giardino. Quindi così è nato, insomma. È un testo molto difficile, molto complicato, perché è un insieme di prosa, di poesia, di ricordi, storie diverse che hanno delle incidenze comuni. Lo stesso mare è un romanzo bellissimo che è stato restituito da Fabio Vacchi e Amos Oz, che hanno fatto il libretto, come una sceneggiatura cinematografica. Almeno nella mia testa si è formata l'idea che questo libretto fosse una sceneggiatura cinematografica. E ho agito nel mio lavoro di regia proprio in questa direzione, cercando di avere un rapporto concreto, intenso con tutta la musica, cercando di fare in modo che i vari linguaggi che compongono questo spettacolo, la musica, il movimento, la recitazione degli attori, la letteratura nel caso di Oz, le scene di Gaia Ulenti, i costumi di Giovanna Buzzi e le luci di Gianni Pollini, potessero integrarsi a formare uno spettacolo che è diventato un vero e proprio spettacolo d'équipe. La musica di Lo stesso mare e di Fabio Vacchi è una sintesi straordinaria di tecniche musicali, di cultura compositiva proveniente da diverse diciamo traiettorie, una traiettoria classica che riguarda il passato della nostra musica e storia musicale e quindi diciamo l'impostazione di Berg, dell'espressionismo,
È un'impostazione invece più contemporanea, che guarda invece alle tecniche francesi, dei campi armonici, e insieme a altre esperienze che sono anche la ricerca sul territorio di melodie provenienti da una radice etnica e quindi provenienti dal mondo, in questo caso sefardita, melodie sefardite o echi muezzin, di canti muezzin o addirittura melodie gregoriane che sono contenute nell'opera. A parte questo, naturalmente c'è anche poi un aspetto di grande tecnica compositiva, anche diciamo così più classica, quindi che guarda a una sorta di neoclassicismo e un riferimento quindi a Stravinsky molto chiara, che è anche un'altra direttrice di queste scuola straordinaria di tecnica compositiva del maestro Fabio Vacchi. Al centro, beh no, sì sì, lo sguardo del centro delle donne è sempre fondamentale, lo stesso autore del romanzo lo ha appena specificato bene. Comunque no, al centro è questa ramificazione di affetti, di pulsioni, di attrazione, di conflittualità che alla fine si risolve fra una serie di personaggi. Diciamo che è l'eros, l'affettività e l'erotismo sono al centro di questa narrazione. Sandro Lombardi ha finito di recitare proprio il testo che abbiamo fatto insieme, che è I Promessi Sposi alla prova di Giovanni Testori, al Piccinni un mese fa. Ed è bello per me che poi Vacchi, il sottoscritto e il sovrintendente abbiamo richiesto di nuovo la sua collaborazione per fare la voce del primo narratore, cioè di colui che narra proprio la storia, che narra il racconto. Poi insieme a lui c'è Graziano Piazza, che invece ha appena finito lo spettacolo di Massimo Castri e con Massimo Popolizio, e è un altro dei miei attori, e lui fa il terzo narratore, che è il narratore che è lo scrittore in veste di narratore, e si mescola i personaggi come un ulteriore personaggio. E poi c'è il secondo narratore, che forse è quello più poetico, più bello, e che è interpretato da una donna, Giovanna Bozzolo, che a lei sono affidate le parole della poesia. Lei parla all'interno di questo libretto con le parole della Bibbia, ha delle parole bellissime che hanno continuamente echi biblici, nei quali si riconosce per esempio i salmi, si riconosce il Cantico dei Cantici. E poi è bello il pensiero che la poesia in se stessa, e questa è stata la scelta per cui poi siamo arrivati a Giovanna Bozzolo, la poesia sia al femminile, sia insomma
poi sulla scena una donna.